Si comincia con gli sneak peek ufficiali e quindi la serie di video legati all'update in arrivo su Clash of Clans BH2.0. Vamos! Amanti di Clash of Clans, benvenuti in questo nuovo video. 2 giorni fa vi avevo mostrato in anteprima una sfida con il BH7 ed abbiamo scoperto che tristellando un villaggio si sbloccava un secondo stage di attacco. Questo secondo stage si sbloccherà a partire dal BH6. Questo è il nostro BH7, finalmente vi posso mostrare il villaggio. Dal BH1 al BH5 non cambierà assolutamente nulla. Questo secondo stage si sblocca con il BH al 6, dove l'edificio principale è l'avamposto di Otto, il secondo muratore del villaggio notturno. Hanno spostato alcune difese dalla sala del costruttore principale, è un vero e proprio secondo villaggio, ma connesso al primo, e quindi hanno creato la fase 1 e la fase 2, ovviamente la base 1 e la base 2. Tra le due zone si possono spostare degli edifici, ma ci sono ovviamente delle limitazioni. Quello che vedete è un BH7 maxato. È tempo di mettere in upgrade la sala del costruttore che ci sbloccherà l'elicottero da battaglia. Completiamo l'upgrade e costruiamo l'elicottero, ce lo piazzerà automaticamente, credo anche per forza, nel secondo villaggio. Ed eccolo qua, una macchina d'assedio, andiamola subito a provare. Siamo in sfida, BH8 Max contro BH8 Max, selezioniamo le nostre truppe. Quando siamo sul nostro eroe possiamo scegliere o la versione via terra oppure andiamo a selezionare il nostro elicottero e andiamo a scoprire anche che abilità andrà ad avere. In questo caso lo vado ad utilizzare insieme a delle truppe aeree. Ho fatto 5 baby draghi e una mongolfiera, forse avrei potuto metterne magari un'altra. Giocando in questi giorni ho anche scoperto che l'abilità dell'eroe, come vedete, si carica di 3 barre. Quando si completerà tutta la barra, ragazzi, l'abilità sarà la davvero OP. Bang! Lancia una bomba davvero gigante questa macchina d'assedio. Mettiamo il resto delle truppe, mettiamo anche la mongolfiera. Io stavo dimenticando dell'attacco. Utilizziamo le abilità dei baby draghi e della mongolfiera per aiutarci ad arrivare al tris. Probabilmente avrei potuto anche conservare almeno un'abilità, non l'ho giocata benissimo, però diciamo che riusciamo comunque a tristellare. Questa è una strategia che secondo me è davvero molto molto forte, specialmente con la nuova macchina d'assedio con l'elicottero. L'elicottero è cascato e nella seconda fase di attacco mi fa utilizzare il capomastro da solo a piedi. Non ho fatto caso se una volta cascato l'elicottero andasse poi a terra, ma non credo. Ok, proviamo. Mo' è un po' un problema. Proviamo vicino alla zona del TH, diciamo. E vado a mettere il tutto così. Mongolfiera, mongolfiera. Abilità del capomastro. Vediamo se riusciamo a prendere l'avamposto. Abilità ancora. Abilità della Mongo. Ok. Almeno una stella nella seconda fase l'abbiamo fatta. Questi spiritelli elettrici che vengono da Clash Royale, che vengono fuori una volta cascato l'avamposto di Otto, è una nuova difesa. Ok.
Visto che con il BH8 si sblocca la pecca, la andiamo subito a provare con un attacco via terra. Ho messo il capomastro insieme all'elicottero per provare qualcosa di diverso. Vediamo cosa ne viene fuori. Allora, la metto qua in questa maniera. Gigante, spaccamuro, abilità dello spacca subito. E ancora gigante, in questo modo così. Via con il primo pecca, cannone a rotelle, metto qualche barbaro per i barbarelli difensivi, abilità del gigante, ok, rimettiamo a terra il cannone, abilità del nostro capomastro, anzi dell'elicottero, abilitiamo il percorso che fa un danno nella zona in cui si trova. Abilitiamo ancora il nostro eroe. Riusciamo a tristellare anche abbastanza bene. Il nostro eroe adesso prende i danni della difesa aerea, però rimane comunque in piedi. Abbiamo anche la possibilità di recuperare un po' di salute utilizzando l'abilità. Siamo arrivati al Tris anche in questo caso, quindi anche con un attacco via terra, e arrivando nel secondo stage ci dà la possibilità di ricaricare un solo slot, il numero 7, va bene, anche in questo caso mettiamo il P.E.K.K.A. Una volta che l'elicottero invece è sopravvissuto al primo stage, nel secondo ci farà scegliere se mettere l'eroe a terra o se continuare a utilizzare ovviamente il nostro elicottero. Dunque, andiamo ad attaccare questo villaggino e proviamo a fare le due, anche se sarebbero in realtà la quarta e la quinta stella. Dunque, metterei il cannone qui. Non abbiamo giganti, quindi sono costretto a utilizzare il peccozzo e peccozzo qua. Con l'eroe lo mettiamo a terra. Ok, lo mandiamo verso il municipio. Spaccamuro, abilità. Abilitiamo anche il nostro eroe. Ok, qui il mortaio lo possiamo mettere anche in aria. Ancora non ho ben capito se conviene metterlo a terra o conviene metterlo in aria. In realtà, quando è messo in modalità mortaio, riesce a sparare più velocemente. Ora che ci faccio caso. Quindi, comunque, quando ci sono tanti obiettivi, il cannone messo in aria spara più colpi. Ok. Però ovviamente c'è sempre questo passaggio tra via terra e via mortaio sul cannone molto interessante. Raggiungiamo il 153%, onestissimo. Portiamo adesso la sala del costruttore al 9, che ci sbloccherà il Bob Control. Passiamo di livello di TH, eccolo qua, costruiamo questo nuovo edificio, ce lo piazzerà obbligatoriamente nel secondo stage, nell'avamposto di 8, ed eccolo qua. Selezioniamo questo edificio perché ci darà delle task. Al completamento delle 4 task sbloccheremo il sesto muratore nel villaggio principale. Se nel tuo villo hai già sbloccato il sesto muratore, ovviamente troverai già il Bob Control nel tuo BH e manterrai il sesto muratore nel villaggio principale. Nel BH9 si sbloccano i domatori e li andiamo ovviamente a provare anche loro in un'altra sfida. Non ho mai giocato così tanto nel BH come in questi giorni di sneak peek, giusto per testare un po' tutta la roba. Allora, i domatori non sono facili da utilizzare, premesso. Ma andiamo, proviamo in qualche modo a escogitare qualcosa. Dunque, io quasi quasi metterei lo spaccamuro qua subito con l'abilità. Dovrei riuscire ad entrare dritto dritto. Perfetto, metto il cannone, metto barbaro, metto anche la macchina d'assedio. Ok, abilitiamo il primo gigante. Perfetto, abbiamo ancora i nostri doma. Abilitiamo il secondo gigante e anche di nuovo lo spaccamuro. I domatori quasi quasi li utilizzerei per il calorifero. Posso schierare i barbari. Ok. Ah! Per poco non ho utilizzato la super abilità dell'eroe. Ma va bene lo stesso. Insomma, comunque il domatore non ha nessuna abilità. Momento di tristezza per tutti gli amanti dei domatori, come me. Barbari, arcieri,
sgherri, domatori non hanno nessuna abilità da andare a utilizzare, o quantomeno in questo update non subiranno, non riceveranno delle abilità. Chi lo sa se poi in futuro ovviamente le cose possano cambiare. Vi ricordo che questa è la versione sviluppatore del gioco e comunque qualcosa potrebbe sempre modificare al momento dell'update, e non dimenticarti di iscriverti per non perderti le prossime novità in arrivo, perché questo è soltanto il primo sneak peek dell'aggiornamento primaverile di Clash of Clans. Se il video ti è piaciuto, schiaccia il like, lasciami un commento e ricordati che puoi supportarmi gratuitamente inserendo il code CreatorVamos nello shop. Inseriscilo anche su Brawl Stars, su Clash Royale e su Heyday, viene rimosso automaticamente dopo 7 giorni e va reinserito. Inseriscilo anche se non fai nessun acquisto, ogni supporto è super apprezzato. Ci vediamo in live presto sul canale Viola e su TikTok, i link dei social network come sempre sono qui sotto in descrizione. A presto, vamos!